cambierà, tutta la scuola si bloccherà. Se non cambierà, tutta la scuola si bloccherà. Scioperiamo oggi perché per una scuola di qualità è necessario che ci sia stabilizzazione per tutte le persone che la scuola la vivono ogni giorno. 20 anni di precariato, 3 di ruolo, e adesso non so quanti altri mi aspetteranno di precariato. Ogni anno cambiano le leggi sulle modalità di ingaggio dei docenti. Questo per noi è assolutamente incomprensibile, anche perché noi siamo in uno stato di ansia costante. Dobbiamo fare didattica e un occhio lo dobbiamo tenere al governo che brancola nel buio, soprattutto per quanto riguarda la formazione dei docenti, che attualmente non c'è. È un dato di fatto che nella scuola in tutta Italia, soprattutto nel centro-nord, mancano migliaia e migliaia di insegnanti e all'orizzonte un concorso. Un concorso che non ci ha per niente soddisfatti, perché comunque ha creato una nuova graduatoria all'interno della quale continuano ad esserci colleghe e colleghi con tantissimi anni di esperienza che hanno maturato una professionalità validissima ma che ancora non sono riusciti a entrare e saranno condannati ad anni e anni di precariato. Oggi siamo in piazza anche perché vogliamo mettere totalmente in discussione questo sistema di scuola basato appunto sul precariato diffuso delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche quello futuro degli studenti che purtroppo continuano a rischiare la propria vita in alternanza scuola-lavoro. E lasciatemi ricordare il gravissimo incidente dello studente 17enne ferito gravemente in cantiere a 17 anni. Per noi le ragazze e i ragazzi devono stare a scuola a studiare, perché la scuola non è un privilegio, è un diritto. L'Italia non si interessa al problema dell'istruzione, nonostante i tetti che crollano, nonostante una grande percentuale di studenti che abbandonano prematuramente gli studi. L'Italia ha gli ultimi posti secondo le classifiche europee sul livello di cultura e di conoscenza medio dei cittadini. Ecco, tu credi che la conoscenza e quindi il superamento dell'ignoranza possa servire in una società? Oppure, come ha detto qualcuno in Italia tempo fa, con la cultura non si mangia? Se l'Italia spendesse più di quanto spende, che in questo momento è solo lo 0,3% del proprio PIL contro il 25% della Germania, magari gli studenti sarebbero più incentivati a continuare i corsi di studio invece di abbandonarli. Per questo motivo è vero, magari con la cultura non si mangia, però la cultura ci farà magari cambiare mentalità riguardo a un sistema che, come già detto, non funziona assolutamente. Bisogna pretendere massicciamente stanziamenti, una parte di PIL maggiore destinata all'istruzione per stabilizzare, per mettere meno studenti nelle aule e per fare in modo che la scuola italiana possa avere quel respiro, quella capacità di sviluppare consapevolezza, cittadini critici nel domani che avremo di fronte. Con la vita, la ricercatrice precaria che ha individuato e isolato il coronavirus ha avuto il contratto a tempo indeterminato soltanto dopo. E Rami, il 14enne egiziano, ha avuto la cittadinanza dopo aver salvato i bambini di un pullman che era stato sequestrato. Questo è un paese in cui bisogna essere eroi per avere i propri diritti? La cittadinanza, la dignità, lo stipendio, il lavoro non devono dipendere dagli atti di eroismo, perché altrimenti si crea una struttura dove solamente se il tuo gesto piace al potere ti viene concessa la possibilità di vivere come gli altri. Io sono una delle insegnanti stabilizzate di ruolo, come si dice in gergo, ma sono qui perché penso che il problema del precariato riguardi tutte le lavoratrici, tutti i lavoratori della scuola e non solo chi vive la condizione di precario. Anzi, ritengo che proprio a noi che siamo in ruolo, spetta sostenere i nostri colleghi. Che scuola vorresti? Se tu fossi ministro, che scuola disegneresti? Sicuramente una scuola completamente lontana da quella che continuano a propinarci, una scuola che torni a fare conoscenza, una scuola che torni a formare futuri cittadini e non sudditi attraverso il pensiero critico.